Buongiorno a tutti, oggi è martedì 7 marzo, io sono Serena e questi sono i miei smerti pants quotidiani su Teleblogo. Ormai ho messo radici in questo studio. Oh, se non ti va più, cioè qua fuori c'è la coda per condurre Teleblogo, eh? Vabbè, scherzavo. Nella mitologia non si doveva aprire il vaso di Pandora, ma ormai il casino è stato fatto e allora tanto vale usare Pandora per qualcosa di utile. Nella mitologia greca, Pandora era una donna mortale creata da Efesto, alla quale tutte le divinità dell'Olimpo fecero un dono. Tra gli altri, Apollo le donò la musica e Mercurio la curiosità. E proprio questi sono i due cardini alla base del progetto Music Genoma, che si ripropone di archiviare geneticamente tutta la musica esistente, scavando e analizzando fino a cercare di trovare l'essenza stessa di quest'arte. L'ovvia manifestazione per gli utenti di questo progetto è il sito www.pandora.com. Il meccanismo è molto semplice e a deciso rischio assuefazione. Basta inserire il nome di una canzone o di un artista e il programma costruirà una stazione radio personalizzata di canzoni in streaming sulla rete che in qualche modo hanno a che vedere con lo stile musicale di quello che avete cercato. Il programma è anche in grado di dirvi perché ha scelto una determinata canzone per la vostra stazione e se ne gradite particolarmente qualcuna potete acquistarla sul momento direttamente alla iTunes Music Store o da Amazon. Ma si parlava di assuefazione. Ecco qual è il decorso più tipico. Dopo aver costruito le prime stazioni con gli ultimi successi personali del momento, si comincia a giocare con gli amici e scommettere su quale sarà la prossima canzone scelta da Pandora per la vostra stazione. E fin qui va tutto bene, ma a un certo punto vi verrà in mente, ed è inevitabile, chissà se c'è qualcosa di quel gruppo che ascoltavo tanto quando andavo a scuola. E siccome sicuramente qualcosa c'è, da questa innocente curiosità, proprio come nel mito di Pandora, si scatenerà tutto il male della perdita del vostro tempo, alla ricerca di ogni singolo gruppo che ha costruito la vostra coscienza musicale e i momenti più importanti della vostra vita, in una spirale infinita che si autoalimenta, visto che ogni nuova stazione vi farà scoprire o tornare alla memoria nuovi artisti e nuove canzoni da cercare. Come avrete notato qualche puntata fa, anche la nostra casalinga di Voghera è appassionata di musica, anche se non capisce nulla di quella moderna. Vediamo cosa ha preparato per noi. Madonna, questa musica mi fa diventare pazza, non mi ricordo più dove ho messo i bicchieri! Ma prima metterò un po' di musica che piace a me. Ora metterò la musica che mi ricorda di più Achille nel mondo. E la canzone che c'era del giornalaio quando io e lui ci siamo conosciuti. Eravamo sul lungomare di Loano e io sono entrata nell'edicola per comprarmi una rivista, insomma c'era una dieta scritta sopra e volevo tanto comprarmela. Lo ricordo come fosse successo 2 ore fa. Io ero china sul porta riviste, prendo la mia rivista, meno 4 kg in 2 giorni, sollevo gli occhi e vedo un uomo stupendo di fianco a me che chiede al negoziante: mi scusi, ma il calendario di Wenger ce l'ha? Cioè, nonostante è stato un amore istantaneo a prima vista, e anche lui, al negare del negoziante, si girò verso di me e mi baciò. C'era questa canzone di sottofondo. Questa merda! Achille! Vai da mangiare, va, qual è sta merda? Va. Vuoi i fusilli e i tortiglioni? Col caffè, va. Non basta. Per me basta. No, fammi vedere. Non me ne hai tanti soldi a spendere. Allora fumai basta. Ma sai che basta? Tu senti il grande, va. Per me basta. E dopo questa straordinaria performance, io vi saluto, l'appuntamento è per domani, ore 11, stesso studio, stesso teleblog.